Casarano perde 3-0 e conclude così in casa della Cavese la sua stagione. Mister Foglia Manzillo per questa semifinale playoff. Chi era il poker d'attacco pesante? Quello con Saraniti, unica punta, supportato da Bocchetti, Citro e Strambelli. Dall'altra parte invece solo panchina per Bacio Terracino, ma c'è l'ex Foggia. Prima opportunità all'ottavo con Vanegas, che con il sinistro impegna solo con lo sguardo estremo difensore Caro Tenuto. Ancora una conclusione dalla distanza, Caro Tenuto controlla il pallone che si perde alla sua sinistra. Passano pochi minuti, siamo già al 20° quando il Casarano si fa vedere. Tipaldi entra bene sulla sinistra, cross in mezzo, si trova però Bocchetti che di testa non è uno specialista e si vede pallone che si perde di poco a lato. Ancora Casarano in avanti con Bocchetti, che potrebbe approfittare di un infortunio del portiere della Cavese, ma si risolve in un nulla di fatto. Strambelli poi entra bene in area di rigore, serve il pallone per Cito che in spaccata non riesce a trovare lo specchio della porta. Minuto 45 e qui cambia la partita, pallone messo in mezzo e il neo entrato Puglisi in spaccata sul secondo palo è solo, troppo dolce la marcatura di Tipaldi ed è 1-0 proprio sullo scadere della prima frazione di gioco. Nella ripresa, per vivere la prima emozione, bisogna attendere il 17° minuto, quando ancora la Cavese si fa vedere dalle parti di Caro Tenuto con Banegas che ci prova in due occasioni. La seconda sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra dell'estremo difensore salentino. Minuto 34, arriva la parola fine sulla gara e Bubas che firma il gol dopo una bellissima trama all'interno dell'area di rigore del Casarano di Marca Campana. Il Casarano potrebbe riaprirla al 39°, ma Guastavacchia è impreciso sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 46°, quando praticamente le squadre erano già negli spogliatoi con la mente, arriva addirittura il 3-0 di Tumminello, che con il destro trova lo spazio giusto per battere Caro Tenuto sul secondo palo. Finisce così con il Casarano, che dovrà adesso pensare già alla prossima stagione per ripartire, organizzarsi e mantenere alte le ambizioni per vivere un campionato di prima fascia, così come fatto quest'anno.